Bella amici e amiche, un video di una mezz'oretta per fare un po' di soldini, su Gran Turismo 7. Siamo a metà agosto, quindi non ci sono macchine strane o cose strane. Vi faccio vedere con la McLaren Formula 1, circuito Sardegna, World Touring Car 800. Allora, macchina McLaren Formula 1 GTR Race Car 97, gomme dure, credo di non aver toccato nulla, comunque potete tranquillamente vedere qui, 789 cavalli, 300 126, 168, 207, 243, 272, 311, 2009 finale. Queste sono le marce, regolazione potenza 70% per poter rientrare negli 800, limitatore 84. Ecco, forse sono queste le due cose che ho cambiato qua. Adesso sinceramente non so neanche se 70, 80, 5, 5, 30, 30, 40, 40, 4, 4, 2, 5, 2, 10, 20, 15, 40, 50. Ok. Perfetto, gomme dure, eh? Partecipiamo, vai! Adesso poi quando corro toglierò l'audio del microfono per farvi solo vedere la gara. Iniziamo. Allora, la cosa fondamentale, mettere il cambio manuale visuale da fuori e vedete di mettere su economico. Allora, se mettete su economico facciamo un pit stop verso 10 giri, non si cambia gomme né niente e si fa proprio tutto easy. Quindi ragazzi, io adesso faccio la gara e ci sentiamo solo alla fine. Ciao! Oh, che uscita di strada incredibile, raga. Allora, perché ho rivolto questo video? Volevo dirvi una cosa. Per chi vuole fare 800.000 easy, per chi vuole comprare qualche macchina, magari, si fa un po' di volte questo circuito, se no altrimenti ci sono altri modi per far soldi che sono esperienze sul circuito e altre piste diverse. Io vi sto facendo vedere questa, però ce ne sono tantissime altre e anche questa ci sono tantissimi altri modi, eh. Io vi consiglio la BMW a motore BMW della McLaren, questa vecchia, perché è una macchina che tiene la strada da paura, non ha problemi, consuma poco le gomme e consuma veramente poco il carburante. Poi dopo potete fare quello che volete. Poi tra l'altro la visuale da dentro è anche molto piacevole, eh? Si vede bene tutta la strada, è piacevole, si riesce anche a giocare proprio da dentro.
Non tutte le macchine si riesce a giocare da dentro, eh. Ce n'è qualcuna che si vede proprio male, si fa fatica a vedere i bordi di strada ed è difficile guidare da dentro. Io comunque preferisco la guida da cofano, eh. Ecco qua gli altri piloti entrano al quinto giro. Voi con questo mezzo incredibile possiamo entrare al decimo. Ed è qua che è fatta la... A parte che questo mezzo così com'è va più veloce di tutti, però anche il fattore di fare un solo pit stop è molto importante. Thank you.
Io questo tempo non lo butto via e cerco sempre di migliorarmi, quindi lo uso un po' come gara time trial, nel senso prova tempo. Vedete che cerco sempre di migliorarmi un pelino alla volta. Quindi consiglio, se lo fate anche voi, di cercare di trovare il limite, di provare a fare anche curve magari un po' più veloci, un po' più lente, cercare traiettorie diverse, tanto per non buttare via il tempo, ma per trovare sempre un modo di migliorarsi, con i tempi e con la guida su pista. Cerco sempre anch'io di andare un po' al limite, infatti a volte sbaglio, ma perché invece di fare 15 giri così solo per i soldi, cerco anche di fare qualcosa di utile, di imparare la pista, sempre, sempre meglio. Ok, come vedete stanno entrando, non so se ancora o erano gli altri che non avevano fatto il pit a 5 e stanno facendo il pit a 7. Comunque i nostri piloti avversari stanno facendo il pit e noi siamo ancora qua che giriamo, e giriamo ancora 2-3 giri, ok? Abbiamo 3,2 con 7 giri, quindi si può fare al nono, decimo giro. Adesso vediamo un attimo quando entriamo.
Ok, adesso arriviamo al decimo giro, perché quando entriamo nei box praticamente siamo al decimo. Non cambiamo le gomme. Riforniamo di benza. Dobbiamo fare 5 giri, ma possiamo fare anche farne 8 e mezzo. Marco Trans Games, ragazzi, bellissima la livrea del mitico amico Charter Design. Come vedete abbiamo ancora 1 minuto e 4. Andiamo a fare gli ultimi 5 giri. Loro, come vedete, stanno facendo un altro pit. Vedete quanto è potente sta macchina, che stiamo doppiando il nono, questo mi sembra, no, il decimo, vabbè, arriveremo anche al nono, ma questo è il decimo.
Porca. Un po' le gomme si sentono, però siamo ancora a usura. Usura piccola, 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 dai. Un piccolo sbaglio si sta in 14 giri. Eccoci, siamo all'ultimo giro, andiamo a terminare questi 15 giri per prendere un po' di soldini. McLaren BMW, quella un po' vecchiotta, ma è veramente una macchina assurda, tiene la strada in maniera impeccabile, consuma veramente poco, poco poco. Andiamo a affrontare le ultime due curve, questa è la più impegnativa del circuito, che è quella bella stretta. Abbiamo tirato il Viper, il Dodge Viper esterno, e adesso andiamo a affrontare l'ultima curva e andiamo a vincere. Easy, easy, easy. Ecco qua. Easy, easy, easy. Marco Drums Games, la nostra bella McLaren. 26 minuti 36,466, poi potete anche fare di meglio e ci becchiamo la bellezza di 727.500.000 crediti. Ok ragazzi, al prossimo video su Gran Turismo e seguite le live su Twitch. Comunque poi porto tutto su YouTube, anche le live video, tutto tutto tutto. Seguitemi il mio canale YouTube. Commentate e mettete mi piace se vi piacciono i miei video. Le mie live sono su Twitch, quindi vi aspetto tutti i giorni alle 9, sabato e domenica anche la live delle 3, ci sono due live. Poi porto tutte le live comunque su YouTube, quindi tranquilli che c'è sempre tutto. E ho anche i social che sono Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Discord, Telegram. Mi raccomando, seguitemi. Ciao ragazzi, alla prossima. Marco Drums Games Channel, MDRT, Marco Drums Racing Team. Ciao ragazzi, squadra corse.